dispiace per voi ragazzi perché sarete costretti a vedere questa brutta faccia per la seconda volta nel giro di pochi giorni, perché è uscito praticamente ieri o l'altro ieri il video news della settimana. Dico ieri o l'altro ieri perché non so con precisione quando uscirà questo maledetto video, che è tipo la quinta volta che tento di registrare per problemi tecnici. Come al solito sono molto fortunato da questo punto di vista. Sono uscite delle news importanti, delle precisazioni da parte di Inart e Hottoys. E quindi ragazzi, non volevo farvi aspettare fino a domenica prossima, quando molto probabilmente uscirà il nuovo video news della settimana, ma sono qui con questo video proprio per darvi queste anticipazioni nel più breve tempo possibile. Cominciamo ad entrare nel vivo di questa settimana che si preannuncia scoppiettante per via del Wonder Festival, e quindi già cominciano annunci, release, tante novità. Cominciamo con le uscite di Mamma Hottoys, che sono tre release e un annuncio, la prima delle quali è Tech della Bad Batch. Siamo in ambito Star Wars, serie TV di The Bad Batch, ultimo, ma non ultimo per importanza, membro della Clone Force 99. E il quinto membro in ordine di uscita per quanto riguarda Hottoys, gli altri sono stati già tutti rilasciati, e finalmente Tech va a completare il quintetto. Sono molto contento di questa release, anche se fosse un po' marginale per molti di voi, ma per quanto mi riguarda ho amato sia la serie che le uscite di Hottoys, di cui potete recuperare i video se volete proprio sul mio canale. Sono molto contento perché appunto andrò a completare la squadra e vi assicuro che tutti insieme in collezione, ragazzi, fanno la loro bellissima figura. Ora mettiamo da parte Tech, che era la prima release, per rimanere sempre però in ambito Star Wars, sempre in ambito serie TV, questa volta con IG-12. Stiamo parlando di IG-12, il droide della serie The Mandalorian, annunciato più o meno un annetto fa, forse qualcosina in più, che non ha nulla di particolare se non questo sistema audio con Grogu al suo interno, che potrà dire parole semplici come sì o no. E poi una interessante curiosità, ovvero la possibilità di intercambiare alcuni accessori che vengono forniti con G12 per altri tre personaggi della serie, che sono Bo-Katan, che state vedendo a schermo, Mando e Paz Vizsla. Infatti con questa versione di G12 c'è questa trovata commerciale da parte di Hottoys che abbiamo visto anche in tantissime altre aziende, come ad esempio Tamashii Nations con le SH Figures. Saranno disponibili tre accessori aggiuntivi, tre o più accessori aggiuntivi, uno per ogni personaggio. Per Mando avremo lo scudo e una sorta di bacchetta, una sorta di bastone elettrizzato. Per invece Paz Vizsla avremo la sua Gatling surriscaldata. E invece per Bo-Katan lo spallaccio in metallo, nel metallo mandaloriano, di cui adesso ragazzi sinceramente mi sfugge il nome. Comunque, accessori quindi che possiamo attribuire ai personaggi se ce l'abbiamo in collezione. Io sinceramente li ho tutti e tre e quindi ho preordinato questa doll per lo più per questi accessori. So di essere stato uno dei pochissimi, ma comunque ha tantissima altra roba, come vedete, tanti accessori, tante cosette, doll abbastanza interessante, ma sinceramente nulla di che. Non come, quantomeno, questo Bane che sicuramente voi e anch'io starete aspettando da tanto tempo, il Bane della The Dark Knight Trilogy, scusate, un Bane meraviglioso con un corpo totalmente dedicato e totalmente nuovo, seamless, quindi senza soluzioni di continuità, bello grosso, completamente ridisegnato, con un cappotto, una giacca, questo combat jacket, pantaloni in tessuto, base diorama, maschera. Insomma, un bellissimo pezzo per un bellissimo personaggio tratto da una bellissima trilogia. E non vedo l'ora che entri a far parte della mia collezione DC, che per il momento è abbastanza povera, devo dirvi la verità, ma come al solito rispetterà i tempi di rilascio europeo, quindi fra 3 o 4 mesi dall'uscita che è avvenuta proprio oggi, e potrò finalmente metterci le mani sopra. Per quanto riguarda gli accessori, ragazzi, già l'avete visto, appunto le giacche, il combat jacket, tutto quanto vi ho detto prima. E poi c'è anche ovviamente il cappuccio di Batman strappato.
Veniamo adesso invece al primo ed unico vero annuncio di questa settimana, almeno per quanto riguarda oggi, che è soltanto lunedì, quindi potrà arrivare tantissima altra roba. Sto parlando di Harley Quinn nella sua Artisan Edition tratta da The Suicide Squad. Una doll abbastanza interessante, soprattutto per gli amanti del personaggio, del film o dell'attrice. Una bella doll con veramente una bellissima attrice, un bel personaggio che a me sinceramente piace. Doll che non mi desta tutto questo interesse, ma sembra davvero ben fatta. All'inizio mi dava qualche dubbio la faccia e mi dà un po' fastidio che ci sia soltanto una faccia con questa espressione caratteristica sì di Harley Quinn, ma forse non adatta a tantissimi tipi di pose. Verrà ovviamente rilasciata con diverse armi, una pistola, un rocket launcher, quindi un lanciarazzi e questo giavellotto. Andiamo a leggere un paio di specifiche al volo, visto che si tratta di una nuova release. Sarà ovviamente, essendo un'Artisan Edition, un'edizione limitata a 3.000 copie, che sono comunque abbastanza, soprattutto visto il personaggio. Parliamo della Movie Masterpiece 773 Artisan Edition di 29 cm di altezza, inclusi i tacchi, ci hanno specificato questa cosa, 28 punti di articolazione. Uscita nel terzo quarto quadrimestre del 2025, che sarà un periodo parecchio caldo dal punto di vista dell'uscita, perché c'è davvero tantissima roba in quel periodo. Come vi dicevo, diverse mani intercambiabili, una basetta rettangolare classica con il nome ovviamente di Harley Quinn e vari colori e motivi ispirati proprio al personaggio e al film, tre armi e qualche altro accessorio qua e là. Fatemi sapere ragazzi voi se siete interessati a questa doll, io personalmente penso che passerò almeno per il momento, ma so che potrà piacere a molti di voi. Artisan Edition, poi recuperabile o meno, questo lo vedremo. Poi la cosa più interessante, secondo me, oltre al Bane di questa settimana per il momento, sono le specifiche del Nazgûl e di Legolas da parte di NART. Infatti, hanno suscitato ovviamente un grandissimo interesse in questi giorni, perché sono delle doll davvero eccezionali. Sono tanti gli amanti del Signore degli Anelli, in NART lavora in modo impeccabile e quindi ovviamente davanti a pezzi del genere bisogna un attimo sempre soffermarsi. Vi ricordo che i prezzi e ovviamente anche le anteprime delle doll vere e proprie si verranno rivelate il 2 di ottobre in occasione del Wonder Festival da Inart e qui addirittura ci dice che il preordine si aprirà alle 10 di mattina dell'orario cinese. Piccola ovviamente precisazione per noi europei che siamo sempre un pochino sfigati da questo punto di vista, soltanto i collezionisti di Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Taiwan, Macau, South Korea e Southeast Asia potranno preordinare la doll sul sito ufficiale di Inart, Queen Studios, per ricevere la seconda spada Nazgûl. Non so se si tratta di una seconda spada, ovviamente con il suo fodero, oppure del pugnale Morgul. Questo ragazzi, anzi, se voi siete più informati di me da questo punto di vista, fatemelo sapere per favore qui sotto nei commenti. La cosa più importante di questo Nazgûl è che uscirà ovviamente in due versioni e sono molto contento di questo perché penso che la versione con cavallo, adesso vedremo anche il motivo, sarà molto costosa, quindi ci sarà una versione senza cavallo, quindi solo con il Nazgûl semplice, e una invece con il cavallo. In art ci fornisce le dimensioni che sono di 38 cm inclusa la base per il Nazgûl e invece il cavallo 25 cm a cui poi andrà aggiunta anche la base per una lunghezza del cavallo invece di 40 cm. Le cose importanti da dire ragazzi, come vedete il Nazgûl è molto semplice, una doll che non richiede una grande maestria, tra virgolette, perché non c'è un head sculpt, non c'è nulla. Quello che purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, manterrà il prezzo alto, sarà che la struttura del Nazgûl è completamente in diecast. Tutto ciò che vedremo, sia per quanto riguarda il cavallo che per quanto riguarda il Nazgûl, sarà ovviamente in diecast. Quindi, ad esempio, gambali, guanti di metallo, ovviamente anche la spada e quant'altro, tutto sarà realizzato in diecast. Incluso il cavallo, come lo vedete, avrà il crine probabilmente crine. Avrà le parti di armatura che vedete, le parti
appunto dell'armatura stessa, appunto del cavallo, scusate, in ottone e lega metallica, e invece le redini e tutto quello che vedete appunto sul cavallo per andare a ricreare la sella e quant'altro sarà in vera pelle. Quindi ragazzi, pagheremo il prezzo appunto dei materiali per lo più, e ovviamente il cavallo, ragazzi, che la cui fattezza, come vedete, non si discute, è un capolavoro, è un'opera d'arte, e quindi io temo che il prezzo di questo Nazgul con cavallo nella sua versione deluxe sarà, opinione mia, pensiero mio, supposizione mia, dai 700 agli 800 euro. Non credo di meno, purtroppo, ma spero di sbagliarmi. Per quanto riguarda Legolas, invece, stesso discorso per quanto riguarda prezzi e anteprima che verranno svelati il 2 di ottobre. E secondo me, guardate, c'è qualche altra foto, è stata diffusa da InArt, e guardate, è davvero una meraviglia. Secondo me è bellissimo. Si tratta sempre di un prototipo che potrà migliorare come peggiorare, ragazzi, questo non dimentichiamolo, ma quello che vedo a me personalmente piace tantissimo. Non vedo la presenza di una spada, ma soltanto dell'arco come relativa a fare 3 frecce, e se non mi sbaglio ci sono i pugnali elfici. Adesso vediamo. Ma comunque una doll strepitosa che sarà disponibile soltanto in una versione, la versione ovviamente con l'innesto. E quindi ragazzi, date tutte queste promesse, come vedete, base magnetica, mani intercambiabili, arco, frecce, eccoli i pugnali elfici, se non, spero di non sbagliarmi, e la faretra. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Secondo me il prezzo, viste queste premesse e questi dettagli che si sono stati forniti da InArt, secondo me si aggirerà tra i 450 e i 500, non credo più di 500, ma nemmeno sotto i 450. Questa è una stima che vi do io per una serie di, cioè per i prezzi anche in precedenza di Gandalf, di Aragorn, insomma, secondo me sarebbe intorno a quella cifra lì. Ora, un salto velocissimo, ragazzi, anche sulla pagina Facebook di SH Figuarts, di Tamashii Nations, perché ci sono un paio di chicche interessanti che anche per gli amanti delle 1 a 12 di SH Figuarts volevo dare. Innanzitutto sono state annunciate delle action figures relative a Dragon Ball di Vegeta e Goku. A un primo sguardo pensavo che fossero delle versioni tratte da Z, invece ragazzi si tratta di versioni tratte da Daima. In uscita a maggio del 2025. E perché ho fatto questa supposizione? Perché sapevo, so che in Daima ci saranno le versioni bambini di Goku, Vegeta, Piccolo e quant'altro. Invece qui li vediamo quasi adolescenti, adulti, non riesco a capire bene. Le fattezze sono molto buone, secondo me SH Figuarts sta dimostrando di saper lavorare bene sui volti, soprattutto nell'ultimo periodo. Non mi piace molto questa suddivisione dei capelli, ma capisco che per cambiare il volto in qualche modo si dovrà fare. E comunque niente, quindi diciamo c'è una sorta di spoiler in questo caso, di evidentemente in Dragon Ball Daima ci sarà una sorta di crescita dei personaggi che o torneranno adulti oppure comunque da bambini cresceranno. Questo ragazzi non lo so, però ecco, è quello che vedo da queste anteprime. Sage Figuarts inoltre ha anche annunciato delle action figures, mi viene sempre da dire doll, action figures a tema Star Wars, molto molto carine, tra cui Chewbacca, Han Solo, Yoda e Anakin. Le fattezze anche in questo caso dei volti non mi dispiacciono per niente, sono un po' cartoon, almeno sembrano, danno quell'impressione lì, ma sono davvero molto molto belle. Qui vediamo per esempio Han Solo e Yoda, secondo me è strepitoso. Spero che i prezzi non siano troppo alti, viste anche le caratteristiche dei personaggi, ma sono comunque delle belle, bellissime release. Ragazzi, io vi ricordo che ovviamente su ilcolossodinerd.com tutto quello di cui abbiamo parlato sarà disponibile, basta soltanto aspettare che arrivino i preordini, arrivino i prezzi dei preordini, e il buon Gianluca del Colosso dei Nerd sicuramente li metterà sul sito, ragazzi, quindi vi invito poi fra qualche giorno a dare un'occhiata al sito, anzi, datecela subito perché c'è anche tanta roba disponibile e magari qualcosa vi potrebbe interessare. Allora, ragazzi, detto questo, io spero che questa volta il video sia andato a buon fine, perché davvero sono
ore e ore che ci lavoro. Oggi problemi tecnici a destra e a sinistra, mi dispiace, ma è davvero un casino, vi chiedo scusa. Spero che non vi abbia annoiato, che vi sia interessato quanto detto. Fatemi sapere che cosa pensate delle release, se stavate aspettando qualcosa, sicuramente Bane, dell'annuncio invece di Harley Quinn. E soprattutto adesso che ci sono dei dettagli sul Nazgûl a cavallo e su Legolas, se avete intenzione di prenderlo, fatemi sapere anche, cerchiamo di indovinare il prezzo di Legolas e il Nazgûl, perché è una cosa molto molto interessante. E poi aspettiamoli insieme il 2 di ottobre. Io ragazzi vi ricordo che il 3 di ottobre sarò al Romix, quindi vedrò un attimino come fare, non credo che riuscirò a fare una live per il Wonder Festival proprio per questo motivo. E quindi ci vediamo un prossimo appuntamento con le news della settimana o qualche video qua e là. Non vi nascondo che potrebbero esserci altri video in base a quanta roba uscirà in questi giorni, perché questa sarà una settimana davvero molto molto interessante. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Se vi sono stato utile in qualche modo, iscrivetevi al canale e mettete mi piace perché mi date una grossa mano. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto, aia!